Ieri mattina una bella notizia girava non solo negli ambienti ecclesiali, ma in tutto il mondo. La vittoria della Chiesa col grembiule, la vittoria degli ultimi, dei poveri, di cristiani contemplativi, come amava dire lui, Don Tonino Bello. Da ieri, venerabile, perché gli sono state riconosciute le virtù eroiche. E mentre si incammina verso gli altari a commentare questa bella notizia, abbiamo voluto incontrare Sua Eccellenza Monsignor Domenico Cornacchia, dal 2016 Vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi, in collegamento Skype. Ben trovato, Eccellenza. Buongiorno a voi tutti, grazie, grazie dell'invito. Grazie sempre a lei per la disponibilità, un vero pastore, Monsignor Cornacchia, e ovviamente non soltanto la sua terra, il suo paese è in festa, ma tutta la Chiesa universale. Vogliamo chiederle come ha appreso questa notizia, perché sappiamo, ieri si trovava a Roma per la conclusione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Vescovi, la 75esima. Era un po' nell'aria questa bella notizia che finalmente è giunta proprio ieri, nell'ultimo segmento della celebrazione della conferenza a livello nazionale dei Vescovi d'Italia. Infatti il presidente, il cardinale Bassetti, pochi minuti prima della conclusione della conferenza, della riunione della CEI, in diretta ha ricevuto dalla Santa Sede una telefonata, ha sospeso i lavori dell'assemblea dicendo vi devo dare una bella notizia. Oggi Santo Padre, pochi minuti fa, ha firmato il decreto di venerabilità del servo di Dio, Don Tonino Bello. E immaginate, c'è stata un'apoteosi, tutti i vescovi si sono levati in piedi, gli hanno applaudito per parecchio tempo questa bella notizia. Certo, noi pure qui in diocesi siamo felici, siamo davvero entusiasti. Tutti hanno potuto sentire lo scampanio delle campane a festa per questa splendida notizia. Pensate che proprio un bel giorno Don Tonino, stando a visitare una scuola materna, chiese a un bambino chi è il vescovo. E questo bimbo disse dopo un po', disse, è colui che fa suonare le campane. E penso che non ci sia circostanza più bella per dire davvero Don Tonino è colui che ha fatto suonare le campane, non solo sui campanili, ma nei nostri cuori, nel cuore di tanti che sono i poveri, gli oppressi, i lontani, i bisognosi di pace. In tanti effettivamente lo considerano, lo consideravano e lo considerano già santo, eccellenza, ma ovviamente non poteva capitare in una giornata forse più bella, quella dove vi ha visti tutti, tutti i vescovi italiani riuniti, quindi questa bella notizia ha un doppio valore simbolico anche. E proprio durante questa assemblea sono state consegnate delle beatitudini, le beatitudini del vescovo, e ritroviamo anche Don Tonino Bello in queste beatitudini, dove povertà e servizio erano fortemente vissute proprio da Don Tonino. Sicuramente ci avrà fatto caso anche lei a questa coincidenza. Indubbiamente, Don Tonino, diciamo tra le tantissime citazioni che gli vengono attribuite, c'è questa che egli spesso citava durante l'ordinazione dei diaconi e dei presbiteri. Diceva loro: mi raccomando, non dimenticate che voi dovete coniugare insieme stola e grembiule, ovvero il sacro con ciò che è la vita quotidiana, la vita del servizio, la vita dell'amabilità, dell'accoglienza, della promozione sociale. Io sono qui nella casa in cui è vissuto per circa 10 anni Don Tonino Bello come vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. E una volta sono venuto io e ho trovato dei bambini correre di qua e di là, pensavo che fossero dei suoi parenti, invece lui ebbe a dire no, no, sono bambini di famiglie che io ho ospitato, non sanno dove andare, stanno qui con me, mi fanno compagnia. Ecco chi è Don Tonino, è colui che ci ha detto che la santità non è qualcosa di riservato a pochi, ma è un'ambizione, è una meta a cui tutti quanti potranno e debbono poter orientare i propri passi e la propria vita. Quindi la santità, direi, del quotidiano.
Egli diceva che se noi a Dio diamo in maniera quotidiana, Dio darà a noi in maniera straordinaria. E questo mi sembra il messaggio più bello che noi dobbiamo portarci nel cuore, uniti alla preghiera, perché il Signore, ecco, lo possa collocare ancora un po' più in alto con la beatificazione, chissà anche con la canonizzazione. È quello che ci aspettano tutti. È una meta per tutti. Ed è quello che si aspettano un po' tutti. Lei è vescovo dal 2016, nel 2018 era sicuramente presente anche alla visita di Papa Francesco, che andò a pregare sulla tomba di Don Tonino Bello. Ha un ricordo particolare di quella giornata così significativa? Sì, tanto, tanto. Intanto per me era non prevedibile che Santo Padre potesse fare il suo l'invito che io gli avevo dato esattamente qualche mese prima, il 22 maggio del 2017. Io gli porsi tra le mani l'invito a venire a Molfetta per il 25esimo della morte di Don Tonino. E i giorni di Santa Lucia del 2017, ecco, mi arriva la telefonata dicendo che il 20 aprile il Santo Padre sarebbe venuto qui in Puglia da noi. Quindi il Papa è venuto, diciamo, quasi a dichiarare la straordinarietà di questo sacerdote, di questo vescovo, di questo pastore che ha mescolato la sua vita con quella del popolo. E noi sappiamo che proprio il giorno della dichiarazione con cui il Papa ha definito la domenica l'altra la domenica dei poveri, la domenica del povero, Don Tonino è stato citato per ben due volte dal Santo Padre, il Papa Francesco, chiamandolo l'organizzatore della speranza. Io vorrei tanto, attraverso la vostra emittente, che ringrazio, ecco, poter dire: organizziamo davvero la speranza, non perdiamoci mai di fiducia, soprattutto ai giovani, soprattutto ai ragazzi. Dico: guardiamo in alto, guardiamo le vette e sicuramente finiremo per avere le ali anche noi. Grazie Eccellenza, le chiedo un'ultima cosa. In gergo si dice spoiler, no? Ci può anticipare, ecco, questo è il significato, ci può anticipare se nell'aria ci sono miracoli per i prossimi step, perché sappiamo che adesso, insomma, c'è bisogno anche di quelli. Ma io direi che un primo miracolo inconfutabile è quello che Don Tonino ancora oggi, dopo circa 30 anni dalla sua morte, venga ricordato da tanti, venga letto, meditato, eccetera. Certo, è un invito a pregare, perché la santità è una dichiarazione che verrà fatta se la Chiesa riterrà opportuno farlo, a condizione che noi preghiamo davvero, che noi cerchiamo di imitare le virtù umane, spirituali, teologali, ecco, di quest'uomo, di questo vescovo. Per cui la tempistica non ci dice proprio nulla, non è quella cronologica che noi dobbiamo seguire, bensì, ecco, quella dell'affetto, della preghiera e della vita interiore. Invito tutti, tutti i fedeli. Io sono uscito già con una lettera e una preghiera che ho fatto, che distribuirò domenica prossima a tutti i fedeli, perché d'ora in poi ci sentiamo coinvolti in questo processo che speriamo possa culminare con una dichiarazione splendida di beatificazione del venerabile Don Tonino. Ne siamo certi. Allora, siamo in prossimità del Natale, che poi è uno stato d'animo, come diceva Don Tonino Bello, e conosciutissimi sono i suoi auguri scomodi. Ogni anno poi tanti li fanno girare e li condividono con amici, parenti, conoscenti. Quanto sono attuali? E poi la lasciamo andare. Io vi ringrazio, io vorrei tanto che noi recepissimo questi auguri che il Signore fa a ciascuno di noi. E, vale a dire, l'augurio mio è questo: che nella nostra vita, nei nostri pensieri, nel nostro cuore, noi tutti possiamo fare un po' più spazio al messaggio che Gesù è venuto a portare a Natale. Il messaggio è l'umiltà e la semplicità e l'amorevolezza che
che devono essere un po' i connotati della nascita del Signore qui in mezzo a noi nel prossimo Natale. Grazie, noi li ricambiamo di cuore anche a lei, Eccellenza, grazie per la sua presenza oggi. Come potete vedere è super richiesto Monsignor Cornacchia, sicuramente anche da tanti altri, per raccogliere la sua emozione. Grazie ancora di cuore. Grazie ancora di cuore. Grazie a voi, buona giornata e tanti tanti auguri. Grazie a lei. Noi ritorniamo con questo spazio sempre domani. Vi lasciamo in compagnia di Padre Pio TV.